Bene, avete visto che dietro a una vittoria del campionato italiano con l'amico Giacomo Scatolon c'è tutto un lavoro che viene fatto a monte. A proposito, Giacomo, secondo anno che tu sei praticamente, l'anno scorso hai esordito, quest'anno invece hai messo il primato su questo campionato italiano con una gara d'anticipo. Hai sempre corso con Fabio Grimaldi tu? Sì, io da 2 anni che corro con Fabio Grimaldi e ci siamo conosciuti per amici in Discoteca? comune, no, amici in comune, e dopodiché è stata la nostra collaborazione che all'inizio abbiamo cominciato ad ambientarci fino poi ad arrivare comunque al campionato italiano e a dare un buon livello. Ecco, un campionato italiano, Ciro Junior, Coppa Xai R2, che alla vigilia era tosto, con un pronostico chiuso contro una squadra ufficiale. Invece quando è che vi siete accorti di aver vinto? Non ditemelo all'ultima gara perché non ci credo, eh. No, beh, senz'altro. Allora, inizialmente era molto difficile e anche noi eravamo consapevoli. Poi, dopo le prime 2 gare, abbiamo detto: beh, qui possiamo comunque giocarcela. Fino a poi, beh, con l'andare avanti della stagione, la vittoria si avvicinava per poi arrivare, beh, all'Adriatico dove siamo riusciti a vincere. Bene, queste sono le immagini della regia. Intanto do in anticipo il messaggio alla regia. Tra poco andremo a vedere un prodotto. Cambiamo per un secondo un attimo scenario. Parliamo della BMW. Siamo stati ospiti in autodromo di Franciacorta con la nuova gamma BMW e devo dire che non ho guidato come Scatolone, anzi, sono stato più veloce del servizio. Buongiorno a tutti, benvenuti, io Fabio. Dirvi, sarò molto breve, innanzitutto ben arrivati, grazie per aver aderito a questa iniziativa, vi aspetterà una test drive molto emozionante, non voglio dilungarmi oltre, grazie ancora e passo la parola a Massimiliano Cavallarini di Nuova Italia. Buongiorno a tutti anche da parte mia, tutto BMW Italia, benvenuti, grazie di essere qui, è un'occasione importante per noi perché abbiamo l'occasione di farvi guidare in pista e su strada le vetture della nostra gamma, in particolare la nuova Adventure che è stata lanciata pochissimi giorni fa. Amici di Motori a 360 gradi, una giornata nebbiosa, una giornata inglese per provare una grande vettura. Siamo all'autodromo di Franciacorta, con noi Ennio Barbieri, ormai siamo quasi sposati, si fa per dire, ma al di là delle battute siamo qui perché la seconda gamma di prodotto di casa Nembel, che poi potrebbe essere la prima, ma indipendentemente dai numeri, siamo per una grande giornata con la BMW. Siamo qua con la gamma BMW, scusate un po' l'emozione, ma veramente una giornata importante per la nostra concessionaria, per questo marchio che sicuramente è il marchio più importante della BMW Group. Una giornata dedicata all'azienda e dedicata ai professionisti. Abbiamo praticamente a disposizione sia le vetture M, in particolare M3 e M4, le ultime nate di BMW Motorsport, e dall'altra parte invece tutto quello che invece è la produzione pensata per il business, perciò serie 4, serie 5, X4, X5. È una chicca che è BMW i3, che è sempre un gioiellino, è sempre un piacere poterla far provare ai nostri clienti. Ecco, dottor Barbieri, Nanni Nember si rivolge chiaramente alla clientela vasta, dedica specificatamente alle aziende business. La nostra clientela è molto eterogenea, la quota di aziende e di professionisti è molto cospicua sul totale delle vendite, perciò abbiamo pensato di organizzare questa giornata rivolta a questa clientela che ha delle esigenze particolari, esigenze di prestazioni, ma esigenze anche di attenzione alle emissioni, attenzione ai consumi, sempre di più. E BMW con la filosofia Efficient Dynamics dimostra di essere sempre attenta a queste realtà. Bene, amici di motori, io difficilmente provo macchine perché già nel mio lavoro le provo, però quando vedo una BMW così, caro Ennio, mi devi prestare la macchina, faccio un giro con le quattro frecce per gustarmi un po' la cavalleria di questa bellissima vettura. Buon divertimento Attilio, ti affido la piccola di casa Motorsport che è la M235, che altro dirti? Buon divertimento davvero e mi racconterai dopo le impressioni e le emozioni di questo giro. Amici
mi sono proprio divertito, oltre 300 cavalli sotto il sedere, che normalmente il pilota guida col sedere, non solo con le mani, veramente una vettura che ti dà adrenalina, che ti fa... E poi la cosa che emerge immediatamente è la padronanza della vettura, cioè la senti proprio tu la vettura. Assolutamente, tutte le BMW e ancora di più le BMW M hanno questa grande caratteristica dell'handling, della dinamicità, delle prestazioni, perciò M è la quintessenza del piacere di guidare. E anche la piccola di casa M, appunto 1,35 e 2,35, soprattutto in un circuito come questo di Franciacorta, dimostrano in assoluta scioltezza tutte le potenzialità di questo straordinario prodotto. Grazie per avermelo fatto provare, e al prossimo appuntamento con un'altra chicca di casa BMW, naturalmente Nanni Nembe, via Valle Camonica. Grazie a voi e alla prossima, vi aspettiamo in concessionaria. Bene, fra qualche anno proverò anche quella elettrica, però voglio dire all'amico Aldo Macchioli, 2016, 2012, 2014, cosa ti ricorda? 2006, trofeo XAI Super 1006 con Elvis Chantre, battendo Rossetti, pilota ufficiale Peugeot. 2012, campionato italiano junior con Andrea Nucitta, noi con Citroen, battuto Campedelli con la Citroen ufficiale. 2014, Giacomo Scatolone, Fabio Grimaldi, campionato italiano junior di nuovo, battuta la Peugeot ufficiale. Scusa, a questo punto il gruppo PSA non fa nient'altro che trasferire tutto il know-how alla VF Corse e così sono sicuri di vincere. Potrebbe essere un'idea, sì. Non so se i francesi sono molto d'accordo, comunque ne potremo parlare. Roby, ho detto prima del servizio, cambiano le macchine, come diceva il dottor Franzoni, cambia tutto, però... Tu riesci sempre a trovare la password per entrare in questo mondo difficile del mondo del sportivo? No, beh, io credo che sia fondamentale la passione. Il fatto di intraprendere questo lavoro chiaramente con serietà, ma anche proprio con la passione che secondo me contraddistingue un po' chi fa questo tipo di lavoro, è abbastanza normale che non si accontenti a guardare in maniera superficiale la vettura, ma bensì di andare a fondo, di capire qual è stato il concetto di costruzione, qual è stata la logica del prodotto con cui si lavora in quel periodo e, ripeto, andare avanti e sapere nel dettaglio com'è il funzionamento globale della vettura, che credo che poi sui campi gara diventi poi un fondamentale sia per la messa a punto della vettura che le eventuali problematiche che si possono trovare in campo gara. Ecco, adesso mi rivolgo a Scatolone e a Grimaldi perché sono l'equipaggio giovane che hanno vinto con la gara in anticipo il campionato italiano CIR Junior, perché adesso parliamo di sicurezza, parliamo con Yokohama, intanto do il tempo alla regia di caricare il servizio. Il messaggio che voi giovani che vincete nel mondo del rally, che però sapete che purtroppo in Italia, specialmente a Brescia, abbiamo la maglia nera degli infortuni e degli incidenti mortali, quanto è importante lanciare un segnale sulla sicurezza ai vostri compagni? Prima Giacomo e poi Fabio. Beh, senz'altro uno può iniziare a vedere le cose in un'ottica diversa, ovvero di non correre sulla strada, ma ci sono comunque macchine anche... con macchine abbastanza semplici, che si può incominciare ad entrare in questo mondo, che è un mondo semplice, divertente, e comunque ti dà un aiuto ad imparare tante cose che normalmente uno non può imparare. A te Fabio. Sì, sicuramente sono... sono messaggi... che bisogna, è importante dire che comunque quando si corre è perché comunque uno ha voglia di andare forte, di esprimere tutto il suo potenziale con macchine adeguate alle situazioni. Quando si è per strada bisogna sempre essere comunque concentrati alla guida e rispettare la velocità e tutto quello che circonda. Bene, il motore a 360 gradi, la fortuna di avere dei grandi partner come la Gutmann alle nostre spalle, aftermarket nel mondo dell'automotive. Abbiamo dalla settimana scorsa EP Racer, una nuova linea di abbigliamento che verrà portata nel bresciano,
abbiamo un altro marchio importante come Yokohama pillole di guida, il servizio. Vi ricordate cos'è il sovrasterzo e come si controlla? Andiamo a vedere. Che in curva il posteriore dell'auto perda aderenza e sbandi verso l'esterno. Se il guidatore dell'auto non è pronto a controsterzare con una manovra veloce, l'auto si gira in testa corta. Caso è importante schiacciare subito la frizione per non far spegnere il motore. Ma perché l'auto sbanda? I motivi sono diversi: una frenata brusca in curva, una sterzata brusca, oppure, come abbiamo procurato noi, una violenta accelerata con una trazione posteriore. Avete visto, abbiamo provocato una violenta accelerata alla sbandata del posteriore, con un veloce controsterzo l'abbiamo controllata e poi in uscita, dosando l'acceleratore, abbiamo continuato la derapata. Ma attenzione, quando vediamo rettilineo alleggeriamo il piede sul gas per uscire e riprendere aderenza e andare via belli diritti. Yokohama, pneumatici pensati per chi guida.